Alle pendici del Gran Sasso inaugurata la 38esima edizione della Tendopoli di San Gabriele, che vede la partecipazione di circa 300 ragazzi provenienti da ogni parte della regione e dalle Marche, che non si sono lasciati intimorire dalla bomba d'acqua che ieri si è abbattuta su Isola. La donna, il tema affrontato quest'anno, figura sacra o schiava, spesso presente nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento con Eva, sia nel Nuovo con Maria, mamma di Gesù. Padre Francesco Cordeschi sottolinea l'importanza del ruolo della donna. La cosa più bella è che oggi il relatore ha detto una cosa speciale: il fondale di tutta la Bibbia è la donna. In primo piano ci sono gli uomini che fanno guerre, che fanno chiacchiere, che fanno tante cose, ma dietro c'è la donna. Togliete la donna dalla Bibbia e non troviamo più niente. Il fondale della Bibbia è la donna, da Eva a Maria. Lo stesso Gesù non è altro che una... Senza la Madonna cos'era Gesù? Ben poca cosa. E quindi la donna come fondale. Quindi la donna nella Bibbia è essenziale, è il fondale, è il colore. E per stare al nostro tema è la sacralità, perché la donna non poteva essere che diversamente, perché la donna porta la vita, è la vita, genera la vita, ci ha generato, è accoglienza. Tra i relatori dell'appuntamento odierno, padre Luigi Epicoco, che ha parlato ai giovani, ha risposto alle loro domande, soprattutto sulla fede e sul fatto che oggi purtroppo proprio i giovani mettono al primo posto l'apparire anziché l'essere, probabilmente travolti dalla moderna società. Beh, come dicevamo anche nell'incontro di questa mattina, la figura della donna apparentemente sembra una figura nascosta nella Bibbia, ma forse è invece la figura più significativa, perché fa da fondale a tutta la storia della salvezza. Togliere la donna dalla Bibbia o dalla narrazione del Vangelo significa non capire più niente della storia della salvezza. Per questo guardare a questa donna significa poter comprendere il significato più profondo del cristianesimo. Si è parlato soprattutto di fede, ma anche del fatto che i giovani d'oggi preferiscono apparire piuttosto che essere. A volte l'apparenza non viene dalla cattiveria, ma dall'insicurezza, cioè abbiamo bisogno che qualcuno ci riconosca nel nostro essere, in quello che facciamo, e diventiamo quasi drogati di apparenza, perché abbiamo bisogno che qualcuno ci riconosca costantemente in ciò che siamo. Quando uno invece si sente amato, si libera da questa dipendenza, cioè non è che non conta più l'apparenza, ma non diventa più un idolo.